Buonasera a tutti da Planning Congressi a tutti i collegati. L'appuntamento di oggi è il terzo live streaming che Med Community dedica al Covid-19. Vi ricordo che Med Community è una piattaforma di contenuti medico-scientifici che noi gestiamo e che grazie al professor Rizzardini abbiamo riempito e popolato nei mesi, quindi da marzo ad oggi, di contenuti e anche delle registrazioni dei live streaming precedenti che abbiamo appunto dedicato al Covid. Ringraziamo anche il laboratorio Guidotti, che sono lo sponsor non condizionante di questa iniziativa, che è stata ben accolta dalla platea dei medici di medicina generale, degli specialisti cardiologi e pneumologi, ai quali è principalmente rivolta. La sezione di Med Community dedicata al Covid è proprio dedicata a questi specialisti che ho citato per supportare, dare loro gli strumenti necessari a fare al meglio il loro lavoro sul territorio, il proprio lavoro sul territorio, cercando di sgravare nei mesi precedenti, ma probabilmente anche adesso, anzi soprattutto adesso è molto importante, le strutture ospedaliere. A distanza di circa 8 mesi da quella che è stata l'inizio della pandemia, ci sono veramente ancora tanti interrogativi a cui dare risposta, tantissimi, ma non solo quelli della ricerca, quindi ricerca di un vaccino, delle terapie specifiche, gli anticorpi monoclonali, eccetera, ma anche interrogativi pratici a cui è necessario dare una risposta. Come gestire quotidianamente i pazienti sul territorio, come gestirli nel follow-up, e quindi ridefinire anche molto bene il ruolo del medico di medicina generale nella gestione di questi pazienti. Oggi il dialogo è quindi a 3 voci. Abbiamo da una parte, e lo dedichiamo al paziente Covid con comorbidità cardiovascolari, quindi un dialogo a 3 voci tra ospedale e territorio. Abbiamo invitato il professor Pasquale Perrone Filardi, cardiologo dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. Il professor Giuliano Rizzardini, appunto coordinatore scientifico di Med Community, padrone di casa e infettivologo della SST Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Buonasera, professore. E il dottor Paolo Spriano, medico di medicina generale e presidente vicario della Società Nazionale Medica Interdisciplinare delle Cure Primarie, la SNAMID. Buonasera. Buonasera, dottore. Prima di entrare nel vivo del dialogo e del confronto che sarà squisitamente scientifico e tra clinici, ricordo a tutti i collegati che è possibile fare sin da ora delle domande in diretta. Quindi utilizzando il proprio smartphone, seguendo le istruzioni che vi sono state date prima dell'inizio della diretta e che trovate a lato anche del vostro schermo, inviare le domande in maniera tale che alla fine del confronto faremo un dialogo anche, co che contribuirete al dialogo tra gli specialisti. Adesso ho parlato fin troppo, lascio la parola al dottor Spriano, che sarà il regista e di questo confronto e anche portavoce di un importante messaggio di apertura. A lei, dottore. Grazie, grazie. Ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa opportunità. Come avete sentito, io ahimè sono vicario di una presidenza di cui mai avrei voluto vicariare, perché vicario un carissimo amico, Roberto Stella, che è stato una delle prime vittime di Covid l'11 di marzo di quest'anno. E presidente della mia società scientifica e medico di medicina generale, una persona splendida, oltre che un caro amico, un grande medico e un rappresentante della nostra professione ai vertici di FNOMCEO, soprattutto nell'ambito della formazione. Era responsabile della formazione per la Federazione Nazionale degli Ordini, era presidente dell'Ordine di Varese. Un carissimo amico che, come tanti di noi, si è trovato improvvisamente di fronte a quella che è stata una catastrofe travolgente che abbiamo vissuto tutti in prima linea e che sicuramente
ci ha preso alla sprovvista e ci ha costretto gli scorsi mesi letteralmente di navigare a vista nella professione. Questo navigare a vista è durato tanto e in questo periodo abbiamo compreso quanto è importante che la comunità medica nel suo complesso, noi sul territorio, gli specialisti in ospedale, possano in qualche modo condividere le informazioni, condividere le esperienze e condividere anche i problemi decisionali che tutti abbiamo avuto di fronte a una pandemia travolgente, senza precedenti in tutto il mondo, che praticamente ha determinato una crisi e una catastrofe di tutti quelli che erano i paradigmi medici e scientifici prevalenti, che si sono interrotti. Abbiamo assistito tutti a quella che è stato un diluvio di pubblicazioni, non riviste tra pari, che dicevano tutto il contrario di tutto e siamo rimasti estremamente disorientati. A questo punto stiamo per affrontare un periodo autunnale-invernale estremamente complesso. Siamo consapevoli che dobbiamo anche curare, oltre che preoccuparci della pandemia, curare i nostri pazienti, soprattutto i comorbidi, ed è compito nostro questa sera cercare con due grandi esperti di capire di che cosa abbiamo imparato da questi 8 mesi, quali sono i punti fermi, di che cosa avere fiducia, di che cosa poterci servire nella professione e nella pratica clinica. Quindi io a questo punto lascerei al professor Rizzardini, infettivologo dell'ospedale Sacco, il compito di fare il punto su ciò che abbiamo imparato in questi 8 mesi di pandemia. A te, professore, la parola. Sì. Sì. Niente, un po' discutendo che cosa abbiamo imparato in questi mesi, l'idea è andata a vedere a che punto siamo con la terapia. Sono stati dei mesi duri, il dottor Spiano ha specificato bene che abbiamo imparato mentre cercavamo di combattere questa malattia. Molte informazioni però ci sono state date in modo sbagliato, un po' di errori li abbiamo fatti, adesso a distanza di 8 mesi cominciamo a mettere i pezzi del puzzle a posto. Abbiamo visto che per questo abbiamo voluto anche un evento di questo tipo, che molti dei pazienti che siamo riusciti a mandare a casa qualche problemino se lo tirano dietro ancora. Quindi l'idea di coinvolgimento della medicina sul territorio diventa ancora più importante. Il messaggio importante che ha dato il dottor Spiano è che noi dobbiamo continuare a curare i nostri pazienti, sia quelli che sono usciti dal Covid, ma soprattutto quelli che continuano ad avere delle problematiche, soprattutto delle patologie croniche. Quindi il compito in questa decina di minuti è dirvi che cosa abbiamo fatto. Vedrete che ci sono una serie di cose che non abbiamo fatto proprio bene, però era l'emergenza che ci ha portato a decidere di farlo. I primi mesi, qual è stata la scelta terapeutica? Vedete su questa diapositiva che le parole che compaiono sono esperienze preliminari, studi retrospettivi e piccole serie, piccole casistiche. Che cosa siamo andati a cercare? Siamo andati a cercare delle terapie, magari basandoci su degli studi, magari neanche fatti su patologie simili, cercare dei farmaci che teoricamente potevano andare. Ci siamo basati su delle esperienze che venivano da altre parti, su piccoli casi, e molto spesso siamo andati a scegliere delle terapie anche farò vedere dettate da proprio dall'emergenza. Non riesco più ad andare avanti.
dove siamo andati a prendere informazioni? All'inizio siamo andati a prendere informazioni dalle istituzioni, questo è un rapporto delle CDC, questo è un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui vedete che già a maggio continuavano a parlare di interim, delle indicazioni interinali che non erano ancora consolidate. Qualche informazione abbiamo cercato di prendere dai cinesi, da noi sono venuti a trovarci, ma ci ha portato questo handbook bellissimo, però alla fine le informazioni prese da lì non erano chiare, non condividevano con noi l'esperienza e alla fine dal punto di vista terapeutico non ci hanno dato delle grandi informazioni. Su tutto quello che vedevamo comunque la parola guida, sia in termini di effetti di faccia dei regimi terapeutici, sia anche in temi di diagnostica, sia in temi di gestione del paziente, monitoraggio del paziente, la parola guida che trovavamo da tutte le parti era limitazione. Per cui i primi mesi della scelta terapeutica sono stati dettati soprattutto dal mal di pancia dei clinici, che dovevano per forza trovare qualcosa da dare ai propri pazienti, perché sennò si pensava di perdere i pazienti senza aver potuto fare niente. Questo mal di pancia era dettato anche e guidato anche dai media. A un certo momento noi siamo partiti con un trial perché era venuto fuori che il tocilizumab funzionava su un singolo paziente che era uscito dalla rianimazione, per cui in un primo momento abbiamo usato il lopinavir ritonavir, probabilmente anche con espansione sul territorio, perché funzionava sull'AIDS, era stato utilizzato sulla SARS del 2003, per cui di moda era diventato l'utilizzo di questo farmaco, con il quale abbiamo fatto venire la diarrea a molti anziani. Subito dopo era venuto di moda questi monoclonali, perché l'esperienza napoletana, un paziente era sostanzialmente uscito dalla rianimazione. Però vedete ancora una volta casi aneddotici, l'emergenza di dover dare qualcosa, e siamo andati avanti così. Per cui cominciate a guardare bene questa diapositiva, quello che abbiamo utilizzato all'inizio, nei primi 2-3 mesi, sono stati tutti questi farmaci, senza però metterci degli studi controllati. La clorochina è diventata per esempio di moda su un lavoro fatto dai francesi, poi è diventata di moda perché Trump, che oggi si è preso appunto il Covid, nonostante l'utilizzo della clorochina, aveva sdoganato la clorochina, farmaco stupendo, che in un'ottica di trattamento della malattia a livello mondiale ha un basso costo. Per cui vedete, ricordatevi questa diapositiva e tra un po' ne vedete un'altra con quello che alla fine più o meno abbiamo visto non funzionare. Dicevo, l'opinavir ritonavir, l'abbiamo utilizzato tantissimo, tantissimo all'inizio, abbiamo finito tutte le scorte di un farmaco che non usiamo più per l'AIDS, ma qua vedete che quali erano le evidenze di un'attività in vitro, suggeriti da casi, suo utilizzo da casi controllo che sembravano aver dato beneficio nella SARS del 2003, però in realtà avevamo dei dati che non erano così forti per dire, per permetterci di utilizzare questo farmaco. Non avevamo niente, per cui almeno nella nostra esperienza l'abbiamo utilizzato soprattutto nella prima fase in maniera ampia. Stessa cosa per la clorochina, che qua un'evidenza in vitro e dei risultati su piccoli trial clinici. La prima uscita era il caso dei francesi, parlava di una trentina di casi molto molto autoreferenziali, non controllati. Quindi è stata nei primi mesi un'esperienza frustrante, ma qualcosa comunque dentro questa esperienza, come capita in medicina, se si osserva bene, l'abbiamo imparato. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato, la prima cosa, questa è una diapositiva che ormai è abusata, che questa è una malattia che ha diverse fasi. Una fase iniziale che è prevalentemente viremica, e quindi concettualmente un farmaco antivirale in questa parte va bene. Una fase cosiddetta polmonare, quando viene interessato al polmonare, in cui ci sono una serie di sintomi che ci indirizzano, in cui comincia questa che abbiamo chiamato tempesta citochinica, dove probabilmente dei farmaci antivirali hanno poca efficacia e abbiamo più bisogno di farmaci antinfiammatori, ed è qua che è venuto fuori il discorso appunto dei monoclonali.
non so cosa sia successo su questa diapositiva, però sotto vedete il ciclo di replicazione del virus. L'altra cosa che abbiamo imparato è dove eventualmente intervenire sul ciclo di replicazione del virus, mediando un po' l'esperienza che ci siamo fatti in questi ultimi 30 anni, prima con i farmaci per l'HIV e poi con i farmaci per l'HCV, quindi intervenire in diverse parti del processo di replicazione del virus. Quindi abbiamo cominciato a capire quello che probabilmente non funziona. Abbiamo visto, appunto, vi dicevo, non funziona l'opinavir-ritonavir. In realtà questa esperienza l'abbiamo potuto già vederlo. Questo è uno splendido editoriale, commentario di Eric de Klerk, un farmacologo belga molto, molto, molto bravo, che aveva cominciato a lavorare sulle molecole dell'HIV, in cui ci faceva vedere che il meccanismo d'azione che usava l'opinavir-ritonavir non c'entrava, come diceva qualcuno, non ci azzeccava col meccanismo di patogenetico del COV2. E quindi avremmo potuto anche fermarci prima di quanto abbiamo fatto. Ma anche l'idrossiclorochina ancora dibattuto, non ci sono stati studi, questi sono stati i dati osservazionali, i primi dati comparsi nella città di New York, infatti faceva vedere che non c'era differenza tra l'uso della clorochina e l'uso della clorochina. In realtà anche nella nostra esperienza, questa è una pubblicazione in cui abbiamo messo insieme sia l'opinavir e idrossiclorochina, vedete che avevamo cominciato anche a pensare di fare delle combinazioni, e in realtà questo studio, ancora una volta retrospettivo, non ha dimostrato una grande efficacia. Questo l'ho aggiunto oggi perché è comparso su JAMA questo articolo che parla di un trial randomizzato in profilassi. Forse avete sentito parlare Trump, che lui prendeva la clorochina così preveniva la SARS. In realtà questo studio ci fa vedere che la profilassi con la clorochina non previene. Sono venuti poi fuori i problemi, nel senso, questo sul trial francese, che l'utilizzo dell'idrossiclorochina, che a un certo momento ci affascinava anche perché era possibile, l'unico farmaco che si poteva prescrivere tranquillamente sul territorio per prescrivere, l'abbiamo prescritto portandolo via a pazienti che avevano bisogno per altre patologie, faceva vedere che c'era una preoccupazione sugli effetti tossici che potevano esserci soprattutto sul cuore della clorochina, e soprattutto della clorochina quando viene associata all'azitromicina. Per cui anche questa molecola piano piano abbiamo cominciato a usarla sempre di meno, e anche qui piano piano, dopo che sono uscite una serie di allerta, anche il tocilizumab, che ci aveva affascinato all'inizio della sua storia, con questo trial la stessa azienda che lo produce l'ha di fatto sconsigliato, perché di fatto su un trial più controllato non riduceva la mortalità, che è l'endpoint duro che tutti cerchiamo di andare a vedere. Per cui, se vi ricordate la terapia precedente, siamo oggi in una situazione di questo tipo. Abbiamo eliminato questi due farmaci. Ancora qui dirvi che l'opinavir-ritonavir è un inibitore proteasi per l'HIV, non ne avevamo più di questi, siamo andati sull'altro inibitore delle proteasi, nonostante l'azienda stessa avesse detto non bisogna usare questo farmaco. Ribavirina è utilizzata, favipiravir non siamo riusciti a riutilizzare, rimane tra gli antivirali endesavir, che vi farò vedere qualcosa tra un po', clorochina, idrossiclorochina via, gli anti, i monoclonali niente, rimaneva poi corticosteroidi. E l'altra cosa che vedremo tra un po', le parine a basso peso molecolare. Per cui vedete che di quanti del pannello di farmaci che avevamo all'inizio ne abbiamo cominciato a togliere un bel po'. Abbiamo imparato quello che non funziona, però abbiamo visto anche quello che funziona almeno un pochettino. Che cosa funziona almeno un pochettino? Quello che ci è stato detto è stato remdesivir. Tenete conto che sullo sviluppo di questa molecola c'è dietro una grossa azienda farmaceutica. Siamo partiti con degli aneddoti, perché sembrava funzionasse su 36 casi su 53 pazienti. Poi abbiamo visto questo trial pubblicato abbastanza bene. Che cosa ci dice? Che non c'era una significatività statistica del remdesivir rispetto allo standard care del treatment, che lo standard care di fatto
era in quel momento lì fondamentalmente l'ossigeno, perché di fatto era solo, la sola cosa che si poteva somministrare insieme a qualche antinfiammatorio, e nei pazienti con malattia severa. Tenete conto appunto la malattia severa, che è il momento in cui non, l'antivirale dovrebbe non più funzionare bene, perché la malattia è già evoluta. Nonostante questo siamo arrivati a questo studio, il preliminary report con cui Gilead ha registrato il farmaco, però ha registrato il farmaco con dei dati veramente, proprio perché non c'era nessuno, dei dati deboli. La mortalità con chi prendeva Remdesivir era dell'8% rispetto a chi prendeva l'11% che prendeva il placebo. Vedete che la P non è molto statistica, non è molto significativa, e vedete che tutto sommato quello che veniva fuori da questo lavoro su 1100 pazienti, che i pazienti magari venivano dimessi un pochino prima e andavano a guarigione un filino prima, ma anche in questo caso non c'era nessun endpoint forte, che era la riduzione della mortalità, che lo studio dimostrava. E nonostante questo l'FDA sull'emergenza ha registrato come unico farmaco contro la SARS-CoV-2 appunto Remdesivir, che era un farmaco che era stato sviluppato per Ebola. Anche in questo caso poi abbiamo partecipato anche noi su dei trial che davano beneficio a 5 giorni, meglio di 10 giorni. Recentemente è stato pubblicato quest'altro studio in cui fa vedere randomizzato i pazienti con COVID moderato, dice non ha un significato statistico nella differenza, e qua presenta una significatività risibile nei pazienti che fanno il trattamento 5 giorni. Di fatto l'indicazione in questo momento è trattare 5 giorni, nelle linee guida, come vedremo poi, si invita a utilizzare come la patogenesi di questa malattia ci fa vedere nelle fasi iniziali del Remdesivir. Sono saltate. Sì, scusate. Quello che non sappiamo ancora se funziona è il plasma convalescente. Anche qui abbiamo sbagliato molte cose. Sono appena usciti due lavori, un olandese e uno non mi ricordo più, forse cinese, che sembrano non dare beneficio a questa possibilità. In realtà i dati sulla sperimentazione italiana che avete letto sui giornali davano un beneficio. Probabilmente, come logico che sia, anche il plasma convalescente dovrebbe andare bene sulle fasi iniziali, non sulle fasi terminali. Da ultimo, quello che probabilmente funziona è che sono le armi che avremo in questo periodo. Quello che funziona è il supporto ventilatorio. Il supporto ventilatorio, che può essere dai bassi flussi, che è una cosa che è possibile eventualmente gestire anche a casa, fino ad arrivare all'intubazione, a seconda dei parametri che siamo riusciti a imparare, che questo parametro sia della saturazione dell'ossigeno, sia sul rapporto P su F, che ti dà appunto la gravità dell'insufficienza respiratoria. L'altra cosa che è diventata importante è diventata il cortisone. Questo era un primo, se poi vi lascio la diapositiva, un primo editoriale comparso su Lancet, che dava un minimo di prudenza sull'utilizzo degli steroidi. In realtà con questo studio fatto bene, che peccato che l'abbiamo fatto gli inglesi, perché avevamo proposto anche noi al dottor Bonfanti, voleva coordinare di Monza una sperimentazione fatta bene sulla randomizzata sul cortisone. Questo fa vedere che il cortisone sicuramente ha un'efficacia, vecchia molecola di basso costo, desametazone, che è una cosa che possiamo utilizzare. L'altra cosa che abbiamo imparato, però purtroppo dalle autopsie, vedendo che c'era una coagulazione sul microcirco, ma poi il professor Perrone magari ci racconta qualcosa di meglio su questi aspetti, e quindi l'utilizzo delle parine a basso peso molecolare è probabilmente un qualcosa positivo. Quindi a che punto siamo? Vado rapidamente a finire.
a che punto siamo, è descritto bene su questo editoriale che è datato ottobre, quindi di qualche giorno del 2020, e qua un po' riassunto su quello che funziona, come curare ad ottobre del 2020, oggi è questo editoriale di Lancet che vi consiglierei di andare a leggere perché è fatto molto bene. Ve lo riassumo con la solita diapositiva: quello che è in rosso che funziona, Remdesivir, corticosteroidi, eparine a basso peso molecolare, e tutto il resto probabilmente o dentro ancora degli studi clinici controllati oppure lo abbiamo eliminato. Ci sono delle linee guida che appunto ti dicono come utilizzare questa su Remdesivir. Vedete che però anche qua, quando parliamo di evidenza moderata, very low, per cui anche qui va utilizzato con le indicazioni che ci sono date, probabilmente nelle fasi iniziali di malattia, però è un farmaco registrato per questo, quindi nelle linee guida ci sta. Sicuramente più importante è questa diapositiva, queste sono le linee guida della società americana di malattie infettive, appunto di un mese fa, in cui dà i suggerimenti in base alla severità della situazione, e qui a parte vi ho riportato come viene definita malattia critica, severa oppure non severa, con le possibilità di utilizzo del cortisone secondo i dati che abbiamo in mano in questo momento, e l'utilizzo, questa è una guida del CDC, delle parine. Quindi, le ultime due diapositive. Questo era quello che, diciamo, ci eravamo fatti uno schema che ci eravamo fatti tra aprile e maggio, come intervenire e quando intervenire a seconda domicilio, secondo la gravità della malattia. Vedete un po' come sono oggi, però questo lo cancelliamo e probabilmente non sono stato capace di fare l'animazione, possiamo portare un po' più indietro l'utilizzo del desamentazone. Quindi, come vi avevo fatto vedere nella diapositiva precedente, l'eparina a basso peso molecolare, il cortisone e eventualmente, perché è solo in vena, il Remdesivir nei pazienti ospedalizzati. Un discorso importante su cui potremmo discutere l'utilizzo degli antibiotici, soprattutto a livello domiciliare, che non vanno usati perché, essendo una malattia virale, non servono sul virus, ma servono eventualmente a gestire delle sovrainfezioni che nelle parti iniziali abbiamo visto poco, nelle parti finali abbiamo visto un pochino di più. E questa è l'ultima diapositiva, vi ringrazio. Come faccio? Stop share. Bene, dovrei... grazie professor Ristardini della esaustiva presentazione, che ci dà l'idea di quanto sia complicato per la medicina generale uscire da quel nichilismo, chiamiamolo terapeutico, che abbiamo avuto all'inizio, con dei tentativi che di fatto sono stati dimostrati poco efficaci. Poi riserveremo sicuramente delle domande e ce ne saranno da fare, perché che cosa salviamo di quello che abbiamo utilizzato fin dall'inizio è estremamente importante. Che cosa abbiamo, l'abbiamo capito molto bene, dobbiamo cercare di capire come, quando, e soprattutto diventa strategico per noi sul territorio saper bene stratificare il rischio, fare un buon triage telefonico e poi capire come interagire con voi, perché di fatto l'unico antivirale oggi disponibile e che abbia delle evidenze comprovate è un antivirale che non può essere utilizzato se non in un contesto ospedaliero. Io direi che vale la pena adesso sentire il professor Ferrone Pirardi, il cardiologo, perché sicuramente la nostra popolazione di cronici, di comorbidi, è una popolazione che fa parte per tutti noi di un complesso di pazienti estremamente
a rischio. Abbiamo visto quanto è stato complicato anche capire fin dall'inizio il discorso sull'acinidizione, quanto potesse essere complicato con tutti quegli alert, con quei warning sull'utilizzo degli acinidittori, però oggi noi ci accorgiamo di aver dimenticato e messo in un angolo pazienti importanti come gli scompensi cardiaci cronici, come gli aritmici, come gli ipertesi comorbidi e le cardiopatie ischemiche. Quindi assolutamente dobbiamo renderci conto di che cosa dobbiamo riprendere, che filo dobbiamo riprendere con questi pazienti in un contesto epidemiologico dove probabilmente il virus si ripresenterà. Lascio la parola quindi al professor Perrone Filardi, che ci farà il quadro sulla nostra gestione con lo specialista cardiologo di questi pazienti. A te, professore. Grazie, grazie a te Paolo, grazie al professor Rizzardini che mi ospita facendomi cosa molto gradita in questa iniziativa che ho conosciuto da poco e che mi sembra di grande successo. Tra l'altro ho avuto in questo modo il piacere di conoscere appunto due persone come il dottor Priano e il professor Rizzardini, con le quali si è stabilita una sintonia, credo, immediata. E la testimonianza di questo, ovviamente tra persone che guardano anche in maniera critica, in maniera scientifica, come ha fatto vedere molto brillantemente prima il professor Rizzardini, i dati che ci sono forniti, diciamo la sintonia proprio culturale viene anche da questa paragrafo di questa mia diapositiva che io ho scritto prima di conoscere il dottor Striano e il professor Rizzardini, evidenziando un aspetto nel quale mi sono trovato di assoluto accordo insieme a loro. E cioè che per la prima volta, almeno da quando io faccio il cardiologo e mi occupo un pochettino di dati della letteratura, si è visto quello che tutti e tre stiamo dicendo, cioè un emergere in maniera con un'urgenza, diciamo così, di comunicazione, di fornire ovviamente con la migliore buona fede possibile dati scientifici o presunti tali alla comunità medica, alla comunità scientifica, ma certamente noi non avevamo mai visto nella storia della cardiologia, parlo per gli aspetti cardiologici ma riguarda tutti gli aspetti della pandemia, una mole di dati pubblicati anche su riviste molto prestigiose, parliamo di Lancet, parliamo del New England, eccetera, che poi riguardavano, come con le stesse parole diceva prima il professor Rizzardini, piccole casistiche di pazienti, totale assenza studi prospettici, anche di natura osservazionale, e piccoli studi clinici di trial, molto spesso monocentrici e, come lui ha definito prima, a volte autoreferenziali. Questo non è un aspetto da trascurare, perché questo aspetto ha generato grandissima incertezza anche per gli aspetti cardiologici, e vi dirò tra un momento a quali in particolare mi riferisco, ed in generale ha anche dato, diciamo, motivo di, da un lato, allarme, da un lato di falsa speranza a chi ascoltava, diciamo, queste notizie spesso propagandate attraverso i mass media con qualche imprudenza, vedi per esempio il caso del tolicizumab, che sembrava essere una manna e una panacea con risultati mirabolanti e che poi sono stati smentiti nel trial di riferimento. Secondo aspetto per i cardiologi, noi abbiamo visto subito un emergere di dati che riguardavano effetti cardiovascolari del Covid-19 con varie modalità di patogenetiche di danno a livello cardiovascolare, effetti quindi diretti dell'azione del virus, che a mio giudizio sono largamente inferiori da un punto di vista dell'impatto clinico a quelli che io definisco gli effetti indiretti di questa situazione, che hanno riguardato il profondo sovvertimento delle strutture cardiologiche e dell'assistenza cardiologica in generale, sia per quanto riguarda le patologie cardiovascolari acute principalmente, ma come diceva Paolo prima, anche per le patologie cardiovascolari croniche, che rappresentano ovviamente la stragrande maggioranza dei pazienti. Per di più,
questa rimodulazione dei servizi cardiovascolari è stata ancora una volta particolarmente eterogenea nel territorio nazionale. Questo vale non soltanto per la rimodulazione, per esempio, dei letti di cardiologia in differenti regioni, e questo è abbastanza comprensibile a seconda appunto della prevalenza e dell'impatto clinico della pandemia in differenti zone d'Italia, ma per esempio è stato anche molto eterogeneo nelle modalità di screening della Covid-19 in relazione all'accesso poi alle strutture ospedaliere, per esempio come la nostra. Noi abbiamo visto un susseguirsi di test rapidi, poi abbandonati, poi cambiati, che invariabilmente, nella mia esperienza del mio reparto, davano risultati falsamente positivi e quindi creavano allarme, bloccando ricoveri e poi imponendo appunto attese per i tamponi orofaringei. Quindi diciamo test, per esempio, sierologici dal dito, mai validati in letteratura, senza nessuna evidenza di natura di studi controllati di natura scientifica, che hanno creato non poca confusione e sicuramente non poco anche dispendio di risorse assolutamente poi prive di efficacia. Ma l'altro aspetto, se riesco, ecco qui, ad andare avanti, è stato questo, e questo riguarda immediatamente quello che poi io chiederò al dottor Spriano, e cioè c'è stato un allarme generalizzato sulla concomitanza di patologie cardiovascolari e sull'impatto che queste avessero sia sull'incidenza dell'infezione da Covid, cioè come fattore predisponente all'infezione, sia come fattore prognosticamente negativo nei pazienti che andavano ad infettarsi. Questa tipologia di comunicazione ha riguardato perfino i fattori di rischio cardiovascolari, cioè è stato comunicato anche a una popolazione che gli ipertesi italiani, per la prevalenza di ipertensione in Italia riguarda milioni di persone, che la presenza di ipertensione, anche di ipertensione perfettamente trattata e controllata dalla terapia, fosse un fattore di rischio per ammalarsi di più di Covid-19 e addirittura per morire di più, per sviluppare un'infezione molto più impegnativa dal punto di vista clinico. Anche qui dati che provenivano da casistiche nelle quali, incredibilmente, come anche uno studente di medicina capisce, l'associazione tra fattori di rischio cardiovascolari, in primis ipertensione, ma vale anche per il diabete, non era, con ovviamente l'incidenza e la prognosi del Covid-19, non era corretta per un fattore confondente immediatamente percepibile da chiunque, che era l'età. In altre parole, erano dati statistici di natura epidemiologica che associavano ovviamente ipertensione e altri fattori di rischio con pandemie, con infezione da Covid, in una popolazione, quella appunto delle prime fasi dell'infezione, che era una popolazione soprattutto di pazienti anziani, dove l'età era il comune denominatore anche per il fattore di rischio cardiovascolare. E lo vedete in questo studio che io faccio vedere sempre, dove vedete la popolazione è stata distribuita in 4 curve di sopravvivenza, di mortalità, con presenza o assenza di malattie cardiovascolari. Qui non si parla neanche di fattori di rischio, si parla di malattie cardiovascolari stabili, per esempio la cardiopatia ischemica, con presenza o assenza di elevati enzimi cardiaci, quindi evidentemente con presenza o assenza di un danno cardiaco acuto nel paziente ricoverato per infezione da Covid. Ebbene, voi vedete come la malattia cardiovascolare, e sono le curve più in basso, con normalità degli enzimi cardiaci, cioè una malattia cardiovascolare presente ma stabile, come può essere per esempio il paziente rivascolarizzato ma stabile, non mostrava una curva di mortalità più impegnativa o significativamente più impegnativa rispetto a un paziente senza malattia cardiovascolare con normali enzimi cardiaci. Poi viceversa, la mortalità si impenna quando è presente il danno miocardico acuto,
E questo è anche vero, come è stato il più spesso vero, in soggetti senza malattia cardiovascolare pregressa, dove il danno cardiaco acuto era il primo danno cardiaco del paziente subito appunto per effetto di un'azione diretta o indiretta del virus a livello della parete ventricolare. Quindi un concetto trasferito con una certa superficialità nella comunicazione che ha allarmato milioni, per esempio, di ipertesi, e da questo voglio sentire appunto l'esperienza, poi sentiremo del dottor Spriano, senza che vi fosse un fondamento clinico o epidemiologico certo. Gli effetti indiretti che citavo prima, devo dire la Società Italiana di Cardiologia, alla quale ho l'onore da tanti anni di partecipare, è stata la prima, possiamo dire, nel mondo a descrivere questo che poi è stato osservato, era stato osservato e riportato aneddoticamente. Noi l'abbiamo fatto in un largo studio collaborativo su oltre 50 unità coronariche italiane, sia accademiche, universitarie che ospedaliere. Quindi è una dimostrazione che quando si vuole la cardiologia italiana, come qualunque altra disciplina evidentemente in Italia, quando fa unione, fa forza e produce dei risultati importanti anche dal punto di vista delle evidenze. E noi abbiamo fatto uno studio molto semplice, grazie anche a Ciro Indolfi, che in questo momento è il presidente della Società Italiana di Cardiologia. Abbiamo cioè preso un periodo di riferimento, una settimana di riferimento nel pieno del marzo di questo anno e confrontata al marzo dello scorso anno. Se non ricordo male, la settimana tra il 12 e il 19 marzo del 2019 e del 2020. E guardate che cosa è successo: una riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di quasi il 50% delle sindromi coronariche acute in generale. Ma una riduzione che, sebbene diciamo da un punto di vista prognostico forse meno rilevante del 65% addirittura degli infarti senza ST sovraslivellato, ha riguardato anche il 26,5% degli infarti a ST sovraslivellato. Gli infarti, cioè, che necessitano di una rivascolarizzazione primaria urgente e per i quali restano in vigore, evidentemente sono rimaste in vigore in Italia, le reti dell'emergenza e le reti dell'infarto acuto. Questo ha generato delle conseguenze assolutamente importanti. La mortalità intraospedaliera registrata, quindi dei pazienti che arrivavano in ospedale, è stata del 9,7 rispetto al 2,8 dello scorso anno ed è aumentata negli infarti STEMI, come possiamo immaginare ovvio, del 13%, arrivando al 13%, quasi al 14% rispetto a un 4,1% dello scorso anno. Questo perché? Perché evidentemente i pazienti si ricoveravano con una distanza dall'esordio dei sintomi molto più lunga rispetto a quanto comunemente osserviamo. E io stavo prima leggendo un lavoro pubblicato su Heart poche settimane fa che descrive un aspetto raccapricciante di questo fenomeno, e cioè che la mortalità cardiovascolare legata soprattutto all'infarto acuto e allo stroke è stata aumentata soprattutto per gli aspetti di mortalità a casa dei pazienti, cioè è più che raddoppiata i casi di eventi fatali, cioè quindi di eventi o misconosciuti oppure ritardati nell'allarme clinico e nella ricerca di soccorso, che hanno determinato decessi per sindromi coronariche acute e per ictus nei pazienti al proprio domicilio. Questo è stato e continua a essere in parte l'effetto indiretto della pandemia. E sempre in Campania, sempre il gruppo della Federico II ha descritto questa volta regionalmente, quindi in una regione a bassa prevalenza di Covid, almeno come lo era la Campania nel momento in cui purtroppo nella vostra regione, Paolo e Giuliano, esplodeva il fenomeno, quindi noi eravamo in quel momento relativamente preservati da questa tempesta clinica che ci è piovuta addosso, ma anche in questo contesto, in un contesto a bassa prevalenza, lo stessa osservazione, una riduzione drammatica, in questo vedete qui è una rappresentazione diversa,
nelle settimane antecedenti il lockdown e nelle settimane successive immediatamente al lockdown, quindi paragoniamo lo stesso anno di riferimento, in questo caso una riduzione molto importante degli infarti stemi e non stemi, con una notazione ancora una volta che va nella stessa tendenza che ben conosciamo, con una riduzione più accentuata nelle persone anziane e nelle donne, categorie che sono sempre per qualche motivo trattate peggio rispetto ai pazienti adulti e soprattutto di genere maschile. Ma abbiamo visto anche un'altra cosa che ha descritto il dottor Stefanini sempre in Lombardia, una cosa importante, una casistica piccola ma illuminante di pazienti che si presentavano con uno STEMI classico, quindi con un sopraslivellamento del tratto ST, enzimi positivi e clinica positiva. Vai a fare l'angiografia di questi pazienti, il 40% ha malattia non ostruttiva, quindi ha un infarto di tipo 2. Un infarto di tipo 2 che per noi è rarissimo in condizioni di normalità. È un infarto legato evidentemente non alla presenza di una lesione aterotrombotica come quella classica dell'infarto di tipo 1, ma a meccanismi di tipo minoca, se vogliamo chiamarli, evidentemente legati a infiammazione, a coagulazione, come il professor Rizzardini stava dicendo prima. Questo è un fatto importante perché significa che tu fai coronarografie e metti dentro in una sala di emodinamica persone e potenzialmente portatrici anche di infezione che non si giovano di questo atteggiamento perché hanno evidentemente lesioni coronariche non rivascolarizzabili e infarti miocardici con meccanismi patogenetici differenti. Tutto questo è il combinato disposto di meccanismi differenti di danno miocardico che sono stati descritti, che in parte ha già accennato il professor Rizzardini. Innanzitutto un ambiente infiammatorio la cui, diciamo, veemenza può essere anche causa di una di sequele miocardiche che possono essere sequele per esempio di tipo miocarditico, però devo dirvi la miocardite, c'è un articolo di Cristina Basso su European Heart Journal di poche settimane fa, Cristina Basso è la patologa cardiovascolare italiana di cui ci vantiamo, una delle eccellenze mondiali con la scuola di Padova di Gaetano Tiene, che ci dice che non più del 13% dei pazienti hanno una così un riscontro post mortem di tipo miocarditico, il che non significa che sono morti per la miocardite in corso di Covid-19. Quindi questa rimane una situazione abbastanza poco frequente. Ma per esempio l'ambiente infiammatorio esaltato può chiaramente su una placca aterosclerotica attraverso meccanismi infiammatori determinarne la instabilità e quindi dare un meccanismo di infarto miocardico anche di tipo 1. Poi c'è l'infarto di tipo 2 che abbiamo visto legato all'ipossemia, a una imbalance tra richieste miocardiche di ossigeno. Ci siamo liberati del presunto danno mediato dagli ACE2 e di questo parleremo un attimo, soprattutto per i danni che ha causato, poi limitati fortunatamente sul trattamento di ipertensione. E come diceva il professor Rizzardini, c'è ovviamente anche un aspetto di danno miocardico legato alla microvascolatura e agli effetti coagulativi all'interno del microcircolo. Vado avanti per dirvi, venendo alle patologie croniche, non è stato soltanto sempre il lavoro della Società Europea di Cardiologia, Società Italiana di Cardiologia, non è stato soltanto le sindrome coronariche acute, ma noi abbiamo avuto una riduzione delle ammissioni io faccio ambulatorio, sono responsabile ambulatorio di cardiomiopatie dilatative della Federico II, c'è stata una riduzione del quasi il 50% delle visite ambulatoriali che riguardavano anche per esempio pazienti aritmici o pazienti portatori di device come i defibrillatori. Un effetto anche questo indiretto che ancora oggi riusciamo malamente a tamponare con i sistemi di telemedicina. Poi ci sono state le più o meno fake news che hanno creato non pochi problemi anche e soprattutto ai medici di medicina generale. Se noi specialisti abbiamo avuto decine di telefonate su pazienti che ci chiedevano come comportarsi con le terapie antipertensive, io posso non riesco a immaginare quante persone avranno chiamato il dottor Spriano, quanti ipertesi in trattamento presso il suo ambulatorio lo avranno chiamato
appunto per l'allarme che si era generato su questa potenziale, diciamo, possibilità che l'uso di sartani o ACE inibitori attraverso meccanismi di tipo enzimatico di controregolazione potesse aumentare l'espressione, in particolare sulle cellule polmonari, di ACE2, che come sapete è un vettore insieme ad altre molecole per l'ingresso attraverso le proteine spike di membrana del virus all'interno delle cellule, in questo caso all'interno delle cellule polmonari e possibilmente anche all'interno delle cellule miocardiche. Bene, tutto questo era fondato su osservazioni in vitro e mai effettuate in vivo, cioè e soprattutto nei tessuti in vivo del corpo umano, su una potenziale presunta iperespressione di ACE2 in pazienti che avevano a bordo inibitori del RAS, sia ACE inibitori che sartani. Quindi non c'era un presupposto neanche di natura, diciamo così, preclinica per ipotizzare una cosa di questo genere, e finalmente è arrivato sempre dalla Lombardia, che sta producendo dati importantissimi, come avete visto anche prima, su queste questioni, il lavoro di Beppe Mancia, che finalmente da par suo sul New England ha pubblicato questa casistica caso controllo, 6.200 pazienti controllati verso 30.000 soggetti, vedete, non necessariamente ipertesi, quindi i casi erano evidentemente pazienti affetti da coronavirus e ospedalizzati, e guardate quello che finalmente si è dimostrato in maniera inequivocabile per varie classi di farmaci, non soltanto ACE inibitori e sartani, calcio antagonisti, beta bloccati, nessuna associazione con la severità o con la prognosi nefasta della infezione da Covid in soggetti che avevano sia una malattia di severità media o moderata, sia soggetti ospedalizzati per criticità, cioè intubati o con esito fatale. Vedete qui gli odd ratio, nessuna evidenza, o anzi, se qualche evidenza c'è stata e qualche segnale c'è stato, è stato un segnale di beneficio potenziale dell'avere a bordo una terapia con ACE inibitori e sartani nei pazienti con Covid relativamente all'outcome clinico. Come ci siamo rimodulati? Ci siamo rimodulati su tutti gli aspetti, ci siamo rimodulati per le procedure interventistiche, ci siamo rimodulati per esempio per la effettuazione di esami strumentali come l'ecocardiografia, cercando di accorciarne i tempi, cercando di semplificarne anche l'indagine da un punto di vista appunto dei parametri cardiovascolari che da ricercare nell'ecocardiografia. Ci siamo rimodulati sui servizi clinici esterni, e anche qui ne dovremo parlare, certamente parleremo con il dottor Spriano, tutta la storia dei piani terapeutici, della incertezza dei pazienti che ancora oggi continua, caro Paolo, perché continua ancora oggi l'incertezza per esempio sulla prescrizione e sui rinnovi terapeutici degli anticoagulanti diretti. Non abbiamo ancora capito molto bene se questa nota 97, io lo chiederò a te, funziona o non funziona. È un'araba fenice, in questo momento non se ne vede assolutamente nessuna ricaduta clinica. Per noi che facciamo scuola di specializzazione ci siamo dovuti rimodulare completamente sulla formazione degli specializzandi, che non è un aspetto secondario, perché la formazione degli specializzandi è fatta di attività professionalizzanti, e ovviamente le attività professionalizzanti sono state largamente ridotte per le ragioni che potete facilmente immaginare. La telemedicina, certo, la telemedicina è una potenziale risorsa. Io non sono un amante della telemedicina, sono anche un po' incerto nella interpretazione di dati come questi. Questa è una casistica canadese che riporta su una rivista anche abbastanza buona il fatto che i servizi di telemedicina siano stratosfericamente aumentati, e questo diciamo non ci vuole molto a immaginarlo, ma il dato che io voglio condividere con la riflessione che voglio condividere con voi è che sono aumentati anche drasticamente i servizi in urgenza di telemedicina. Ora io su questo ho una perplessità sul fatto che una consultazione urgente possa essere resa in maniera efficace in telemedicina. E una cosa è riportare una statistica come questa, dove si dice e si dimostra quello che è l'osservazione, diciamo,
la fotografia del periodo, cioè sono aumentati i servizi in telemedicina urgenti, ma nessuno ci dice né in questo lavoro né in altri report scientifici come questo abbia impattato la prognosi, cioè noi vogliamo sapere se il servizio in telemedicina produce lo stesso outcome in termini di eventi clinici dei servizi urgenti resi in persona. Cosa cambierà? Cambierà per esempio anche un po' il nostro modo per noi cardiologi di rivolgerci anche ad alcune metodologie. Stiamo scoraggiando le prove da sforzo, stiamo scoraggiando l'imaging da stress, stiamo certamente preferendo per ovvi motivi indagini che non implichino un diretto contatto col paziente e soprattutto un diretto contatto con un paziente durante uno sforzo fisico. E quindi certamente, come ci dice anche un consiglio della Società Europea di Cardiologia, ci rivolgiamo sempre di più oggi, ma non solo per il Covid-19 ovviamente, a metodologie di imaging come la CT coronarica, che oggi è una metodologia molto affidabile. Chiudo dicendo, sperando di non avervi annoiato e non aver abusato del vostro tempo, che dobbiamo appunto fronteggiare per il futuro questi possibili potenziali impatti che ovviamente dipendono anche dal ridotto accesso che tuttora persiste nelle nostri ambulatori, ambulatori ospedalieri e universitari che siano. Questo ridotto contatto con le strutture può portare, certamente porta, a una ridotta consapevolezza anche sul controllo dei fattori di rischio. Qui torniamo a quello che chiedeva Paolo Spriano all'inizio. Non c'è dubbio che c'è un'attenzione anche del pubblico, dei pazienti, che è molto focalizzata sul rischio del Covid-19, dimenticando che il maggior numero giornaliero di morti in Italia e nel mondo continua a essere largamente preponderante per le malattie cardiovascolari, purtroppo. E questo si può tradurre, non c'è un'evidenza, fortunatamente, che per il momento questo sia stato molto impattante su, per esempio, i farmaci antipertensivi o per esempio i farmaci allo scompenso, ma c'è la possibilità che questo possa impattare sul consumo, sulla aderenza a farmaci cardiovascolari, soprattutto quando ci si mettono in mezzo fake news come quella degli ACE inibitori. E tutto questo, non lo scopriremo, potrebbe avere un potenziale negativo sulla prognosi. Chiudo con due diapositive che sono illuminanti, perché noi siamo focalizzati su questo, ma ci dimentichiamo cosa facciamo per il controllo dei fattori di rischio oggi in Italia, i fattori di rischio cardiovascolari. E questo è l'ultimo di questi studi, uno studio cross-sectional in diversi paesi europei, pubblicato e presentato alla Società Europea di Cardiologia, che ci dice come oggi, per le differenti categorie di rischio cardiovascolare, questo è il controllo dei valori di LDL colesterolo, man mano che andiamo verso i pazienti a rischio alto, a rischio molto alto, qui in prevenzione primaria, vedete che, ve lo spiego velocemente, guardate questa linea, questa barra zigrinata verde, sono le linee guida del 2019 per le ipercolesterolemie. Sapete che sono state rimodulate al basso i target, e qui nei pazienti ad alto rischio solo il 25% è a target, e a quelli a rischio molto alto in prevenzione primaria solo l'11% è a target. E guardate quello che vediamo: c'è un uso ancora incredibilmente elevato di statine a bassa intensità in categorie di soggetti che dovrebbero avere statine ad alta intensità. E ancora più drammatica è la situazione del paziente a rischio molto alto in prevenzione secondaria, cioè la categoria di rischio più alta, quelli che hanno avuto un evento. C'è ancora un sacco di pazienti che continuano a usare statine inappropriate, e tutto questo porta al 18% soltanto di pazienti in questa categoria di rischio molto alto che oggi hanno un controllo ottimale del principale fattore di rischio cardiovascolare. È di questo che dobbiamo occuparci, senza che il paziente e i nostri pazienti ne perdano la consapevolezza, perché va a rischio la loro prognosi di eventi cardiovascolari. Vi ringrazio molto per l'attenzione. No, dobbiamo ringraziare te, professore, perché sei stato magistrale, e io non posso classificare magistrale
la tua relazione semplicemente perché una lezione magistrale non è sottoposta a interruzione, a domande. Paolo, sei solo troppo gentile. E tu hai tirato in ballo da par tuo tutte le criticità che abbiamo vissuto in questi mesi, come se tu fossi stato lì a lavorare con noi. E ci dispiace molto che tu non fossi stato lì, perché ci saresti stato di estremo aiuto. Hai sottolineato quelli che amerei sentire anche i colleghi che ci stanno ascoltando, quanto siano state impattanti tutti quegli scenari che hai descritto così bene, che sono quelli dei pazienti che erano condizionati anche dai media e dai social a sospendere le terapie. Quanto è stato impattante per noi vedere pazienti cardiopatici ischemici che non volevano andare in ospedale? Questa è una realtà che abbiamo vissuto soprattutto in Lombardia, per paura di andare nell'ambiente ospedaliero, che potenzialmente era visto come un ambiente dove potevano essere esposti gravemente al Covid, oppure non potevano andare in ospedale, perché molti ospedali erano stati riconvertiti totalmente come ospedali Covid. Sicuramente l'altro problema che hai sottolineato è che stiamo sperimentando oggi nella ridefinizione dei processi di diagnosi e cura sul territorio, è quello dell'utilizzo della telemedicina. Covid ha accelerato in modo incredibile i processi di digitalizzazione, e la telemedicina è uno di questi. Sicuramente in una pratica clinica sempre più mediata dagli strumenti digitali, che sono imprescindibili nei processi decisionali di cura in condizioni di alto rischio, sicuramente si apre però l'interrogativo di quanto siano efficaci e di quanto comunque nella pratica medica in generale sia imprescindibile il touch, il tocco clinico, cioè certe cose noi riusciamo a capirle nel contatto, ahimè, diretto con il paziente, e questo ci manca tremendamente, e più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che la telemedicina e tutti gli altri strumenti possono essere dei surrogati, ma non possono sostituirlo pienamente. Credo che l'altro scenario che si è aperto è quello di che cosa aver fiducia e cosa serve nel prossimo futuro che ci aspetta come medici di famiglia, è dei punti fissi, li abbiamo definiti sulla terapia del paziente Covid con Riccardini, lo stiamo capendo molto bene con il professor Perone Filardi per quanto riguarda i pazienti comorbidi cardiopatici, cronici e acuti, e qua io aprirei il dibattito, perché sicuramente possiamo, in quello che era lo schema di Rizzardini, di fronte a Covid, a un Covid comorbide cardiovascolare, che cosa conviene utilizzare in prima battuta, e qui è una domanda che faccio a tutti e due gli specialisti. Abbiamo visto che l'eparina a basso peso molecolare si pone come un elemento che può essere considerato valido per la gestione di questi pazienti. Ha un senso nei pazienti lievi moderati ancora a domicilio spostare l'eparina in un utilizzo precoce o no? Su questo vi chiamo in causa tutte e due. Vorrei una risposta prima da Rizzardini e poi dal professor Perone Filardi. Domanda difficile, non abbiamo ancora una volta dei dati consolidati. Io posso dire quello
che posso pensare, siete abituati sul territorio a utilizzarla abbastanza semplicemente in via profilattica. Noi stiamo cercando di mettere in piedi degli studi su pazienti più avanzati, ma non sono, si sono fermati nel momento in cui dovevano partire perché non abbiamo più avuto fondamentalmente i pazienti, però voglio dire, una profilassi probabilmente dei grossi danni non fa, può essere gestita bene. Giustamente magari conoscete meglio voi il paziente rispetto a quello che può essere un paziente che arriva in ospedale. Io non sarei completamente contrario, soprattutto se è un paziente che rimane per qualche motivo arretrato. Però non so, professor Perrone, cosa ne pensa. Io Non abbiamo studi comunque, per cui ancora una volta è difficile dire. Ripeto, a me della presentazione, quando ho fatto vedere lo studio di Mangiad, quelli sono studi che su numeri che ti danno a sto punto delle certezze. Noi abbiamo, gli ACE inibitori abbiamo dovuto aspettare che fosse AIFA a dire qualcosa, ma lì c'è stato un disastro su utilizzo. Però lascio la parola. Giuliano, grazie. Tu dici delle cose di assoluto buonsenso e che io condivido assolutamente. Quando non ci sono i dati, ci sono le indicazioni di classe C, quelle fatte sul common sense delle persone. E quello che tu dici è esattamente vero. Una profilassi non è particolarmente impegnativa, forse, ma dico forse, potrebbe essere in qualche maniera integrata, per esempio, da una misurazione dei parametri coagulativi, del didimero, ma questo magari a domicilio può essere più problematico farlo. E il vero problema, Giuliano, è le persone che ti chiamavano per dire io prendo anticoagulanti diretti, sto a casa con la fibrillazione atriale, prendo gli anticoagulanti per la fibrillazione atriale, devo passare alle eparine a basso peso molecolare frazionate. Questo è sicuramente qualcosa che, come la storia degli ACE inibitori, è totalmente di disturbo, cioè avrebbe creato delle problematiche. I pazienti non devono, e mi piace sentire anche l'esperienza vostra e se siete d'accordo, a meno di condizioni, diciamo, che non riguardano la maggioranza dei pazienti, non devono abbandonare le terapie con anticoagulanti diretti, continuare a farle perché non c'è di per sé un'indicazione a sostituirli con l'eparina a basso peso molecolare. Io volevo fare un attimo un po' di outing in questo senso qua. Noi a un certo momento abbiamo mandato a casa pazienti utilizzando l'eparina, mandandoli a casa quelli che arrivavano con pochi sintomi. Abbiamo sbagliato e quello che manca, e spero che in una seconda fase, a non metterci in comunicazione col medico curante, perché avremmo potuto raccogliere dei dati che in questo momento potrebbero esserci utili. Tutto quello che è mancato nella prima fase, per colpa di nessuno, è inutile andare a cercare, non c'è stata comunicazione. Milano peraltro è più difficile rispetto alla periferia, però nel momento in cui noi mandavamo il paziente a casa perché non avevamo posti letto e perché era con bassi sintomi, e a un certo momento diciamo abbiamo imparato qua un po' di eparina, non gli fa male, un minimo di comunicazione, o chiedere ai colleghi del territorio di raccogliere qualche dato in più, magari oggi avremo qualche informazione in più. Io spero che questo, deve essere da tutte e due le parti, non succeda, dovessimo ripiombare in momenti un pochino più complicati di quelli che ci sono in questo momento. Purtroppo quello che Rizzardini sottolinea è un problema proprio strutturale di sistema, cioè non è garantita la comunicazione diretta fra medici specialisti ospedalieri e medici territoriali. Io l'ho ribadito per anni. Tutto quello che è comunicazione è mediato dal piccione viaggiatore che è il paziente che porta letteralmente la lettera di dimissione al medico di famiglia. Io credo che sia inderogabile definire dei canali sistemici di comunicazione fra ospedale e territorio, perché se c'è una consapevolezza è che noi abbiamo buttato letteralmente via per l'ennesima volta una montagna di dati
di informazioni utili per acquisire conoscenza che se fosse stata più condivisa, e voi avete gli strumenti anche scientifici e l'esperienza maggiore per poi trasformare in conoscenza medica attraverso pubblicazioni rigorose quello che abbiamo visto. La dispersione delle informazioni, dei dati scientifici che ha la medicina generale è cronica, è drammatica, ma è un qualche cosa che deve essere utilizzata e ce ne siamo resi conto proprio in questo periodo. La domanda quindi che mi stimola Rizzardini al professor Peroni Filardi è proprio questa. Quindi quello che noi spesso ci siamo trovati di fronte, il paziente che magari era in terapia con i nuovi anticoagulanti orali è uscito dall'ospedale con l'eparina. Cosa facciamo? Facciamo il bridge e facciamo lo shift terapeutico una volta che è a casa con i nuovi anticoagulanti orali o lasciamo l'eparina? Io penso, ma in questo certamente Giuliano è più autorevole di me nella risposta, il paziente che è uscito dall'ospedale immagino sia un paziente con un quadro anche dal punto di vista coagulativo credo stabilizzato, un paziente per definizione con sintomi modesti e immagino anche con un'evidenza di didimero o qualcosa del genere perlomeno stabilizzata. Se così è, il paziente, anche qui non c'è una risposta evidence-based, ma il paziente deve tornare alla sua terapia con anticoagulanti diretti, evidentemente, perché quella è la terapia che lo protegge dall'ictus e dall'embolia nella fibrillazione atriale. Non è certo la terapia con le parine a basso peso e senza fare bridge, perché sappiamo non è necessario fare il bridge. Per ritornare, qual è il punto, il momento in cui può ritornare? Basta, questo lo chiedo a Giuliano, il fatto che lui sia dimissibile e mandato a casa, perché sappiamo che è un paziente che ha negativizzato gli aspetti coagulativi e quindi possiamo tranquillamente dire un paziente in cui la cascata coagulativa si è raffreddata, oppure dovremmo, diciamo, sul territorio, una volta mandato a casa, valutare, che ne so, un didimero, e se questo è finalmente negativo, poterlo poi riammettere alla terapia anticoagulante diretta? Giuliano, tu che dici? Probabilmente le ultime cose che ha detto sono più corrette, ma ancora una volta ci manca l'esperienza. L'esperienza che noi abbiamo mandato a casa la gente con l'eparina, a prescindere che avessero problemi o meno, anche questa è stata un'esperienza di pancia. A un certo momento ci siamo accorti che c'erano questi problemi, non mandiamo a casa, non possiamo tenere in ospedale, non abbiamo molto da fare e facciamo questo. Per quello che dicevo, siamo stati un po' improvvidi a non cercare, però devo dire che poi col senno del poi sono pieno delle fosse, cercare una collaborazione maggiore con i medici del territorio. Bastava a un certo momento che fosse uno un po' più furbo degli altri, dire compiliamo delle schede e chiediamo la collaborazione. Siamo andati a correre dietro i buoi che erano ormai scappati, per cui molte scelte sono state. Ancora una volta, questo secondo me è il momento, fin quando non viene fuori, di rivalutare alcune cose. Però, ripeto, io molte volte lo dico, cioè abbiamo parlato di 8 mesi, la medicina ha bisogno dei suoi tempi. Questi 8 mesi li abbiamo passati almeno 4-5 in estrema emergenza. La medicina ha bisogno di tempi più lunghi, ha bisogno degli studi controllati, ha bisogno che le cose vengano verificate. Abbiamo tempo e penso che webinar come questi possano comunque servire per scambiarci delle opinioni, perché sennò io e te comunque rimaniamo dentro la nostra roccaforte, certo. E poi facciamo fatica a andare a vedere. Invece la collaborazione è un momento in cui dobbiamo riuscire a trovare delle modalità per collaborare. Ci hanno detto un fracco di volte, questo sarebbe bello fare un lavoro insieme ai medici del territorio. Però non siamo riusciti. In questo momento qui forse, se pensiamo a momenti come questi, altri momenti,
Questo, ripeto, quello che mi era piaciuto appunto di questa iniziativa era la possibilità di dialogare con qualcuno. Adesso spero che ci siano anche qualche domanda dalla gente che sta seguendo a casa. Qualche domanda c'è, intervento. C'è da fare, insomma, per cui devo dire che mi ha fatto piacere anche appunto che adesso si spiano che ci stimoli, perché sennò, ripeto, finito qua continuiamo ad andare a vedere i nostri pazienti ricoverati e facciamo fatica a pensare a qualcosa di diverso. Io direi che è importante adesso, se c'è qualche collega che vuole fare delle domande, che si pongano. Va bene, allora io vi comincio a leggere quelle che, sì, che sono arrivate. Allora, visto che abbiamo parlato proprio delle parine adesso, una domanda è arrivata proprio qualche secondo fa e dice, aspettate che c'è qualche difficoltà di lettura, perché allora è stato ipotizzato che le parine abbiano anche un'azione, oltre a quella anticoagulante, anche stabilizzante sul microcircolo, come eparon solvato, mi scusate, e fibrotide. Sì, sono tutte le idee che sono sulle basi, sono venute fuori di tutti i tipi, vanno comunque dimostrate. Le ipotesi sono state fatte migliaia. Ieri avevo un incontro con la dottoressa Petraglia di AIFA. Io non vi dico che cosa è stato proposto ad AIFA, cioè la funzione, cioè è stato proposto dei trial con la liquirizia. Per cui c'è di tutto e di più, sono cose che vanno dimostrate sulla carta razionale, può esserci, va valutato sicuramente, sono delle ipotesi. Che il microcircolo sia stato impegnato, questo è un'evidenza che abbiamo avuto delle autopsie, anche lì è una cosa che da un certo punto di vista dà fastidio. Noi abbiamo fatto tra Bergamo e Sacco, abbiamo fatto 70-80 autopsie, hanno proposto la pubblicazione con questo lavoro, non l'hanno accettato, ne hanno accettato un lavoro americano con 10 autopsie, per cui siamo sempre lì, siamo a livello internazionale siamo considerati un po' da questo punto di vista di serie B, e poi però quando facciamo delle pubblicazioni vengono fuori delle pubblicazioni che veramente hanno uno spessore, dominano gli anglosassoni, però ripeto, l'idea del collega a postarci va valutata, va dimostrata, e ancora una volta noi abbiamo preteso di dare delle risposte su una cosa che conosciamo. L'ho detto forse anche l'altra volta, questo virus è stato sequenziato nei primi 15 giorni di gennaio, quindi lo conosciamo ancora veramente poco. E poi è un virus che rispetto a quello che abbiamo le conoscenze sui virus precedenti si comporta in maniera anomala. Ad oggi non sappiamo ancora se ci fa un'immunità protettiva. Adesso mi stanno chiedendo poco fa cosa faccio con questo paziente che ha degli anticorpi bassi, lo metto di qua o lo metto piuttosto di là. Abbiamo bisogno di studiare molto, è un po' una presunzione avere delle risposte chiare fino adesso. Se vedete, non so se il messaggio è passato nella mia chiacchierata, siamo partiti che avevamo tutto di più in maniera sbagliata, oggi alla fine per gente che è in ospedale stiamo lì a gestire l'ammalato con una molecola che è vecchissima, che è il desametasone. Riusciamo a gestire un pochino gli anticoagulanti, è un farmaco che è stato registrato che tutto sommato è veramente, veramente debole, perché non è che ti risolve la malattia, probabilmente ti dà la possibilità di intervenire nelle prime fasi, ma se tu non lo ricoveri quando ha pochi sintomi nella sua fase viremica, rischi che non ti serva più niente. Il remdesivir, dicevi. Remdesivir, sì. Purtroppo non abbiamo fatto lo studio che, ecco, avremmo potuto fare con la medicina generale, cioè identificare pazienti con primo tampone positivo, somministrare parine a scopo profilattico e vedere se questo magari riduceva il decorso verso l'ospedalizzazione o portava a un'ospedalizzazione con migliori
con un migliore decorso. Uno studio semplice, me lo sto immaginando in questo momento come ve lo sarete immaginati voi benissimo, ma che diciamo l'Italia aveva certamente tutta la possibilità di fare facendo network anche scientifico con la medicina generale. Diciamo che almeno siamo stati più trasparenti dei cinesi. I cinesi non ci hanno dato. Questo lo possiamo dire con grande chiarezza. Anche se no, come interista non posso parlare mai dei cinesi, quindi... Potremmo fare delle cose veramente splendide, perché noi siamo sistema sanitario strutturato, e quindi come tale potremmo veramente fare una rete ospedale-territorio che genera dati potenzialmente unici. Beh, vi racconto un aneddoto che il professor Mancia mi ha riferito, ma che io posso riferire. Per avere i dati del lavoro del New England, lui ha rischiato quasi una denuncia da parte delle autorità regionali lombarde per, diciamo, possibili violazioni di privacy o sciocchezze di questo genere. E purtroppo io gli ho proposto uno studio che poteva essere interessante, ma che non abbiamo potuto fare perché c'è questa, così, questa difficoltà a utilizzare dati in forma anonima, evidentemente, nessuno viola la privacy di nessuno, per dare delle ipotesi e per testare delle ipotesi scientifiche. Questo è un paese dove siamo anche, diciamo, in questi contesti, viviamo anche in questi contesti. No, no, confermo assolutamente, perché è un paravento la legge sulla privacy, dietro cui si nascondono tutti per bloccare tutto, soprattutto in campo di ricerca in medicina generale. Volevo fare io una domanda a Rizzardini. Ritieni che il capitolo idrossiclorochina sia definitivamente chiuso con prove di evidenza forti che non serve nelle fasi iniziali di malattia con malattia medio lieve? No, avrebbero fatto degli studi disegnati in maniera diversa. Probabilmente qualche spazio ce l'ha. Devo dire che gli studi che sono in corso adesso, anche quelli dell'OMS, il professore. Sei andato per una tre secondi, se ripeti. No, dicevo, c'è una connessione che non so come mai è un po' debole. Dicevo che probabilmente andrebbero disegnati altri trial con un braccio che sia più sulle fasi sicuramente più precoce. Un minimo di razionale c'è. Devo dire che io ho un background africano, per cui la clorochina è un farmaco che ho usato tanto quando ero giù in Africa. È un farmaco meraviglioso, soprattutto a un bassissimo prezzo, potrebbe permetterci di curare questa malattia, se fosse vero, nel terzo mondo. I dati in questo momento qui non sono veramente belli, insomma. Poi sono un po' contrastanti. In Francia che c'è Raoul che porta avanti un po' sta cosa qua, è in contrasto con altri, cioè, anche noi scienziati non ci diamo una grande mano. Non sono completamente convinto che non possa avere un minimo ruolo. In questo momento qua anche lo studio che aveva stroncato poi è stato retratto da mi pare Lancet, che fosse lì, che perché era stato pasticciato. Ripeto, quello che abbiamo detto all'inizio, abbiamo permesso pubblicazione su grandi riviste senza che ci fosse delle grosse evidenze, forse che non ci fossero delle revisioni fatte bene. Adesso siamo non so se siete abituati, c'è questo posto che non mi ricordo più come si chiama, in cui si trovano tutti gli articoli che non sono ancora pubblicati, poi diventano veri per uno di là, dopo un po' vengono retratti perché la peer review li ha completamente stroncati. Devo dire che abbiamo avuto degli studi anche disegnati male anche da istituzioni grosse. Sì, sono d'accordo.
Anche perché il discorso, appunto la domanda nasceva dal fatto che lo studio ritirato sull'asset poi nasceva dal fatto che i dati venivano recuperati da queste fonti di dati che generano i cosiddetti big data, che poi di fatto, quando sono andati a vedere che dati fossero, erano dei dati molto grezzi e di fatto hanno portato a tornare a fare i lavori fatti bene, insomma, magari sì. Avere la pazienza qui, ognuno poi ci sta anche, cioè, ha pensato che fosse l'occasione della sua vita per cui voleva pubblicare nell'arco di 3 giorni, cioè, per cui ripeto la stessa cosa che andavi sul giornale dicendo che questo funzionasse. Se vi andate a ricordare in passato, cioè, uno esce oggi e funziona questo, tutti dietro quello là, il giorno dopo funziona quell'altro, tutti dietro. Cioè, io una medicina al caso anedotico che è andato bene, su cui poi disegna addirittura un trial, non so, ero abituato a una forse medicina diversa. È chiaro che le risposte sono, era necessario avere risposte rapide, perché comunque la gente moriva, però. Ripeto, io sono ancora convinto che la medicina abbia bisogno dei suoi tempi, quindi trial che vadano disegnati con un confronto con la terapia standard, però lì ci si impiegano anni. Qui il prurito di andare a pubblicare in molti c'è stato, per cui qualcuno che ha fatto delle brutte figure, non è che... Sì, sono d'accordo. No, professor Perone Filardi, un messaggio, diamo a noi medici di famiglia, a noi medici di campagna, dei messaggi di certezza, e tu li hai già dati, ma vorrei che tu li ribadissi, soprattutto per quanto riguarda la praticaccia quotidiana. Il messaggio forte, credo che io ho percepito, è quello sugli ACE, quello sul prendersi cura e attenzione dei pazienti cardiopatici cronici e non, e quindi lasciavo a te un po' il definire quelli che sono i punti fermi dopo una navigazione a vista, una navigazione con le stelle sappiamo che nel firmamento sono utili per la navigazione perché sono lì e non si muovono. Grazie Paolo. Io penso di dare un primo messaggio condividendolo proprio con i colleghi della medicina generale. Abbiamo creato un allarme sui fattori di rischio che è totalmente ingiustificato. L'ammalato iperteso deve continuare a curare la sua ipertensione senza pensare di essere per la sua ipertensione più a rischio di Covid-19. Questo è un messaggio che secondo me impatta psicologicamente su milioni e milioni di ipertesi. Noi abbiamo oggi una prevalenza di ipertensione tra il 30 e il 40% in Italia, sopra il 60% nelle persone più anziane. Non possiamo terrorizzare questi cittadini facendoli credere che la loro ipertensione li predisponga all'infezione da Covid. Primo messaggio. Secondo messaggio, ricordiamo ai nostri pazienti che alla fine purtroppo si muore soprattutto di malattie cardiovascolari, e la prevenzione dei fattori di rischio oggi è largamente inefficace in Italia, non solo in Italia, siamo purtroppo in buona compagnia in tutta Europa, peggio ancora credo negli Stati Uniti. Noi oggi, noi specialisti, voi medici di medicina generale, abbiamo un compito ambizioso da portare avanti. Le linee guida ci dicono che il controllo dei fattori di rischio deve essere sempre più stringente, e noi non riusciamo a calare questa necessità e questa evidenza nella pratica clinica. Siamo ancora troppo lontani da un controllo soddisfacente, non dico ottimale, ma soddisfacente dei fattori di rischio. Cerchiamo di mantenere concentrati i nostri pazienti su questi aspetti. Oggi abbiamo possibilità terapeutiche importantissime, innovative per il controllo dei principali fattori di rischio. Guardiamo ai nuovi farmaci del diabete, guardiamo alle combinazioni fisse antilipidiche, guardiamo alle combinazioni antipertensive, nel prossimo futuro alle combinazioni di antipertensivi e antilipidici, cioè è questo che fa effettivamente poi l'impatto nella gestione delle malattie cardiovascolari. E quindi io lancerei un messaggio tranquillizzante, e soprattutto continuiamo a pensare che gli ospedali sono luoghi di cura,
noi abbiamo assistito, come tu dicevi, a un paradosso purtroppo legato alla situazione dove l'ospedale era diventato luogo di paura, e questo luogo e questo concetto ha determinato non pochi danni per la salute di tante persone. Ritorniamo a pensare all'ospedale come un luogo sicuro di cura e di riferimento per le patologie più importanti. Professore, io posso permettermi, cioè, ci sono delle, se vogliamo dare spazio ancora in questi ultimi minuti a qualche domanda, delle domande che sono arrivate dai colleghi collegati, dottor Spriano. Ce n'è una per il dottor... se non ne abbiamo più tempo, le metti sulla piattaforma e chiediamo di rispondere comunque. Certo, se posso ce n'è una per il professor Perone Filardi. Dicono, sembrerebbe che i bassi livelli di colesterolo riducano l'ingresso cellulare del virus. Si conosce il meccanismo? Pare che ci sia stato, questo medico abbia letto un articolo al riguardo questa mattina. Allora, c'è una ipotesi che è venuta fuori da qualche osservazione di sottogruppi, quindi non controllati, non verificati, che l'impiego di statine sia favorevole da un punto di vista prognostico per chi si infetta di Covid-19. Dunque, questo potrebbe essere legato o ai più bassi livelli di colesterolo in coloro che fanno statine, o a meccanismi, vi ricordate che le statine hanno avuto anche descrizione di effetti ancillari, tra i quali degli effetti antinfiammatori, che potrebbero, diciamo, dare una plausibilità biologica, come noi diciamo, a questa osservazione. Però attenzione, sono ancora una volta osservazioni, come si dice in gergo, generatrici di ipotesi, tutte da testare. E qui stiamo parlando neanche di ipotesi cliniche, di evidenze cliniche, ma prima di tutto dobbiamo avere dei presupposti di natura patogenetica. Quindi cerchiamo, ecco, questa era una delle cose che io volevo fare nella casistica lombarda, cercare di dare un dato che fosse più sistematico, non solo analitico, ma purtroppo non c'è stato possibile. Perfetto, ce ne sono ancora altre, ma giustamente, come dice, visto che siamo, non so, decidete a voi la scelta se farne ancora qualcuna o se metterle appunto disponibili su piattaforma e poi rispondiamo successivamente, perché siamo il dialogo è andato molto bene, siamo arrivati in teoria alla fine del tempo che ci eravamo un po' immaginati, però appunto liberi voi, ditemi se volete andare avanti ancora qualche minuto o se... Che se le mettiamo abbiamo anche tempo di rispondere un pochino meglio, se gli altri... Sono d'accordo. Ok. Allora lascio... Dottor Spriano, vuole concludere lei? Faccio concludere... No, io ringrazio innanzitutto gli organizzatori di avermi dato questa possibilità, di avermi permesso di conoscere due persone che in pochissimo, come ha detto il professor Filardi, ci siamo ritrovati in sintonia, e questa testimonianza che siamo medici in contesti diversi, ma ad affrontare gli stessi problemi in scenari ovviamente non eterogenei, e siamo dei professionisti che nel momento in cui riescono a condividere, a decidere insieme e a porsi degli interrogativi comuni rispetto ai problemi, nel momento in cui riusciamo a dialogare, sicuramente riusciamo a attivare dei processi diagnostici e terapeutici migliori e a crescere culturalmente. Quindi per me oggi è stato, ringrazio sia il professor Guicciardini che il professor Perrone Filardi, perché oggi mi hanno dato, rispondendo ai nostri quesiti, ai nostri interrogativi, sicuramente mi hanno dato qualche cosa che è entrata a far parte
delle mie competenze, delle mie conoscenze, e oggi io riprendo a lavorare in un modo più tranquillo, più sicuro, sapendo di cosa aver fiducia, di come orientarmi in situazioni critiche, e sicuramente mi sarà d'aiuto in scenari che si prefigurano estremamente complicati sia per la medicina territoriale che per la medicina specialistica, ma come diceva oggi David Quammen su un articolo del New York Times sul Covid, sicuramente i virus sono capaci di evolversi rapidamente e con efficacia, ma noi esseri umani siamo in gamba a volte. E io credo che ce la mettiamo tutti per essere più in gamba di prima, e forse ce la faremo. E chiediamo al dottor Stella, che è stato anche mio presidente, di metterci una mano in testa da dove darci... Sì, Roberto sicuramente sarà d'accordo. Beh, non potevamo finire che meglio di così, direi. Quindi vi ringrazio. Grazie Giuliano e grazie Pasquale. Grazie a voi, è stata veramente un'occasione graditissima e sono onorato del vostro invito. Grazie. Grazie a tutti, scusate ancora un secondo, ricordo ai collegati che questo streaming sarà disponibile anche nei prossimi giorni sulla piattaforma, e che sono previsti altri, prima della fine dell'anno, altri due incontri tra il medico di medicina generale infettivologo e lo specialista pneumologo. Comunque verranno date comunicazioni in merito. Ringrazio davvero tutti. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti.